Siamo qui oggi perché una delle domande che ci fate più spesso è: sì, ma come si montano le cose nel casco? Ciao fans, prima di iniziare questo video volevo ricordarvi di passare nel nostro shop, trovate quel banner dove ci sono le felpe, le magliette, le tazze, insomma tutto il nostro merchandise in vendita. Dopo questa premessa posso dirvi perché siamo qui oggi. Siamo qui oggi perché una delle domande che ci fate più spesso è: sì, ma come si montano le cose nel casco? Ma avete due microfoni? Avete un microfono solo? Ma come è collegato il microfono all'action cam? Oggi, dato che abbiamo comprato ieri il casco nuovo e dobbiamo fare tutto da zero, quindi ricreare il setup che c'era nel vecchio casco, abbiamo l'opportunità di farvi vedere esattamente cosa c'è dentro il casco e come si fa a montarlo. La prima cosa da chiarire è che nel casco ci sono due microfoni. Un microfono è collegato all'interfono e quindi permette a Luna di sentire quello che dico io, ma non è assolutamente collegato al fatto dell'audio che si sente nei video. Quindi l'audio proveniente dal microfono collegato all'interfono in realtà non viene registrato da nessuna parte. Quell'audio lì viene solo sentito da Luna o io sento quello di Luna e basta, però non è registrato in alcun modo. Poi c'è un altro microfono, molto più piccolo, che è collegato alla Sony ed è quello l'audio che viene registrato nei video, perché quel microfono lì è collegato all'action cam e quindi è quello che permette poi di sentire la voce quando si vanno a scaricare i video nel computer. Perciò nel casco ci sono due microfoni. Uno è questo, che nonostante sia piccolo costa tanto, tipo costa 70 euro su Amazon, a meno che lo beccate in offerta, allora riuscite a prenderlo a 50, però solitamente costa 70 euro. E poi vi lascio nella descrizione del video il modello esatto di microfono, perché ce ne sono due, uno più costoso e uno meno costoso. Ovviamente quello meno costoso, qual è il difetto che ha? Perché non è che sono simili, ma non sono uguali. Ovviamente anche quello vi permette di registrare l'audio dentro al casco, ma toglie molto meno i frusci che ci sono esternamente, quindi andando in moto ovviamente ci sono un sacco di frusci dentro al casco, e con quello più economico la qualità audio che poi viene registrata non dico che sia pessima, ma ovviamente molto più scarsa di questo qui, che nonostante sia più piccolo dell'altro in realtà registra molto meglio. E poi ho comprato il kit per l'interfono, perché l'interfono vero e proprio è sempre quello che si può mettere su più caschi. L'importante è che dentro ogni casco ci sia il microfono e le cuffie con cui sentire quello che poi dice l'altra persona. Quindi l'interfono è sempre questo, che poi viene agganciato e sganciato dal casco che si usa in base a quale casco si vuole usare. Io adesso ho tre caschi e in tutti e tre i caschi ci sono montate le attrezzature dell'interfono, quindi posso usare questo su ognuno dei tre caschi senza fare niente. Avrei anche potuto smontare quello che già c'era dentro un casco per montarlo in questo. Il problema è che ho notato che la vecchia versione di questo kit, che poi era quella che c'era già inclusa quando si compra l'interfono, aveva le cuffie abbastanza sporgenti. E questo in un casco abbastanza racing come quello che abbiamo comprato, dove non c'è molto spazio, diciamo, all'interno, penso che avrebbe potuto dare dei problemi a livello di comodità, quindi si sentiva più pressione sulle orecchie, ecco. Mentre ho visto che nei nuovi kit le cuffie sono molto più sottili e questo ovviamente gioca a favore del comfort. Questo kit su Amazon costa circa 30 euro, bisogna stare anche lì un attimo attenti a aspettare la promozione o comunque a guardare in più venditori, perché alcuni lo mettono a 45 euro, però sono riuscito a trovarlo 29. Dentro al kit troviamo gli agganci per fissare poi l'interfono al casco, che anche qui usare quelli vecchi diventa un po' impossibile, perché il biadesivo che c'è dietro, che è tagliato sagomato perfetto, una volta che si stacca da un casco per riattaccarlo su un altro ovviamente diventa inutilizzabile, quindi bisognerebbe risagomare un biadesivo che però poi non è mai della stessa forza di quello originale, diciamo, e per quanto si possa essere precisi nel sagomare, leggermente sporgerà sempre da qualche parte dietro al supporto, quindi poi vabbè, ovviamente stiamo parlando di millimetri,
però leggermente potrebbe vedersi, ecco. Poi ci sono spugne varie, abbastanza inutili, diciamo che sono spugne di ricambio per i vari microfoni. Poi ci sono i microfoni più le cuffie, che però in realtà è questo tipo per il casco jet, che ha l'asticella da montare davanti, se avete il casco dove tirate sulla mentoniera, quindi inutile. E invece il microfono che poi starà dentro al casco per comunicare con Luna è questo. E poi vi faccio vedere come si monta. Quindi fondamentalmente dentro al casco c'è questo più questo. Ovviamente si mettono nei due lati separati della faccia, diciamo, quindi uno a destra della bocca e uno a sinistra. Mi raccomando, non montateli di fronte se volete montarli, perché qual è il problema? Come quando si usa un microfono che si tiene appiccicato alla faccia, o è un microfono estremamente performante che toglie tutti i sibili del parlato, o altrimenti averlo di fronte alla bocca riempie l'audio di imperfezioni, quindi si sentiranno tipo dei fischi, il rumore dell'aria che esce dalla bocca, insomma vengono delle riprese abbastanza pessime con una qualità audio scadentissima, mentre posizionandoli ai lati comunque l'audio si sente, perché stiamo parlando di centimetri di distanza dalla bocca e non di metri, però si vanno a togliere tutti quei rumori di fondo che altrimenti sarebbero insopportabili poi durante la visione di un video. E poi queste sono le cuffie che andranno all'altezza delle orecchie, ovviamente nei caschi c'è già l'incavo dove infilarle e dopo vi faccio vedere come si fa. Quindi fatta questa premessa vado a mettermi questa roba che fa molto minatore, per poi riprendere, diciamo, dalla mia visuale cosa si fa dentro al casco, perché altrimenti da un'inquadratura frontale è impossibile capire, bisogna vedere effettivamente cosa si va a smontare e dove si vanno a posizionare le cose. Ah, ma prima di far questo vi devo far vedere il casco nuovo. Questo è il casco nuovo, è un HGC Rafa 11 modello Carnage. È veramente bello, a parte a livello estetico, che secondo me questo in combinazione con quello che ha Luna per uscire in coppia veramente spacca di brutto. Ma al di là del fattore estetico, che poi vabbè è soggettivo, sicuramente ad alcuni non piacerà perché dicono sì, ma i denti in un casco, cos'hai, 12 anni? Vabbè, a me piace così. Ma al di là del fattore estetico, la cosa veramente che ho notato, perché ieri l'ho usato per vedere come andava, perché ero curioso, e la prima cosa che ho notato è quanto sia più silenzioso rispetto ai due caschi che già ho. Uno era il casco KTM, che è quello che avete sempre visto nei video, che non è marchiato da una casa produttrice di caschi, diciamo, però da quello che ho capito è prodotto da Shoei. Era costato ai tempi 310 euro in concessionario KTM. E cosa è successo col tempo? Ovviamente le imbottiture si sono sgualcite e questo ha reso il casco non più proprio calzante a pennello sulla testa, quindi diciamo che mi balla abbastanza in testa e non è al massimo né per il comfort né per la sicurezza. E poi l'altro casco è un LS2 da, in teoria costava 98 in negozio, l'ho trovato in promozione a 78 e lo uso tipo per fare casa lavoro, lavoro palestra, palestra lavoro, lavoro casa. Quindi mi serviva un casco da battaglia per aprire l'armadietto, buttarlo dentro e chi se ne frega. Anche perché il lavoro è abbastanza vicino, quindi non è che mi devo fare chissà che viaggio. Però in termini di silenziosità, di comfort, di calzata, questo non c'entra assolutamente niente con quei due caschi. E la cosa che in realtà mi preoccupa è che essendo così silenzioso non si capisce bene a quanto si sta andando. Sicuramente ci sono caschi più silenziosi, perché ci sarà anche qua il critico di turno che dirà sì, ma è un casco da pista, però dei caschi da cui arrivavo, passare a questo è sicuramente un notevole passo avanti il livello di sicurezza, di comfort, di silenziosità, di aerodinamica anche, perché settimana scorsa ho fatto un pezzo di autostrada 130 con l'LS2 e mi si stava staccando la testa, cioè proprio aerodinamicità inesistente, vabbè, tralasciando rumorosità, fischi che si sentivano, robe varie, però cioè proprio non ci siamo. Ovviamente un casco da 90 euro, quando lo si compra si sa un po' che, cioè non è che si può pretendere. Fatte queste premesse, mi metto il materiale da minatore in testa e passiamo prima a smontare il casco e poi a montarci le cose. Luna, puoi venire un istante solo? Facciamo il test. Cioè tipo se mi metto così, devi, guarda qua, si vede giù dentro o tipo devo sistemare? Cioè se sto tipo così con la testa? No, devi, posso toccarla? Sì, inclinala come giusto.
Così meglio. Ok, grazie. Sì, perfetto. Ecco, attrezzatura da minatore montata. Adesso possiamo prima smontare tutto da dentro al casco e poi passare a montarci le cose. Ok, sul tavolo ho messo uno strofinaccio per far sì che poi girando il casco a testa in giù non rischi di rovinarsi tutta la calotta che è nuova. Ah, cosa importante per evitare di rovinare anche la visiera, sarebbe meglio togliere anche la visiera in modo tale da avere più spazio di manovra e da evitare di farci delle righe manovrando il casco. Forse per lavorare meglio prima è meglio togliere la mentoniera, così si ha più spazio per lavorare. Quindi, una volta tolta la visiera, una volta tolta la mentoniera, togliamo i guanciali. E poi ricordatevi anche dove vanno le cose, perché smontare un attimo, poi rimontare è sempre un casino. Togliamo anche il secondo guanciale. Adesso andiamo a sganciare la calotta, ma possiamo anche non toglierla perché tanto per quello che dobbiamo fare si può anche lasciare così. Ok, adesso abbiamo il casco praticamente quasi nudo. Vi sconsiglio di togliere la calotta, tanto è inutile, e poi le zone dove dobbiamo arrivare a lavorare sono questa, questa e questa, facendo passare i cavi qua dietro, perciò togliere la calotta non serve. Adesso vedo che il casco ha già un invito, diciamo, per inserire gli altoparlanti, quindi ci sono già queste pezze, diciamo, che possono essere tolte per poi arrivare qua dove c'è già il velcro dove agganciare le cuffie. Quindi adesso, siccome la mano destra dovrete sempre averla sull'acceleratore, l'interfono va montato a sinistra perché è l'unica mano che mentre siete in marcia potete lasciare momentaneamente dal manubrio per andare a manovrare l'interfono. Quindi se dovete rispondere a una chiamata, se dovete passare a proprio la comunicazione con l'altro pilota, qualsiasi cosa dovete fare, comunque dovete usare la sinistra. Perciò quando montate i cavi all'interno dovete tener conto di questa cosa. Andiamo a prendere le cuffie. Hanno già il biadesivo dietro perché è pensato per i caschi che non hanno già il velcro, mentre questo ce l'ha già, quindi il biadesivo non ci serve. E considerate che il cavo più corto, vedete che uno è molto più lungo e uno è più corto, il cavo più corto deve stare dalla parte dove poi andrà la scatola dell'interfono. Quindi adesso il casco è alla rovescia, perciò la sinistra del casco in realtà è la destra in questo momento. Quindi questa cuffia va messa a destra, mentre questa cuffia va messa a sinistra. I cavi, cosa facciamo? Li andiamo a mettere qua dentro. Poi in questo caso sono abbastanza corti, quindi non serve legarli col nastro isolante, anche perché poi si fa un sacco di residuo di colla dentro il casco. Semplicemente li facciamo passare così e li lasciamo qua pronti per collegare il microfono. Questo invece è lo spinotto che poi si va andrà a inserire nell'interfono. Prendiamo il microfono, qui si serve il biadesivo, colleghiamo il microfono dell'interfono allo spinotto e andiamo a posizionare il microfono dentro al casco. E come vi dicevo, non mettetelo mai davanti alla bocca, ma mettetelo più di lato possibile. In questo caso, prima di andare a fissarlo esattamente, controllate dove arrivano i guanciali, per evitare di metterlo col biadesivo e poi di scoprire che in realtà è un pezzo coperto dal guanciale che quindi non va bene. Una volta rimontato rimarrà così, quindi dobbiamo andare a posizionarlo in questa zona. Ok, una volta scelta la zona, fissate bene il biadesivo. Ok, questo è il primo step. Ora che è già tutto montato, la parte interfonica, diciamo, andiamo a montare il microfono. In questo caso ovviamente non c'è un supporto già pensato come per il microfono dell'interfono, ma dobbiamo creare un supporto andando a usare questo nastro gommato, che è il più forte che ho trovato in commercio, perché il problema di quelli deboli è che poi con tutto il caldo e l'umidità che si formano proprio di fronte alla bocca dentro il casco, soprattutto in estate quando si respira, c'è condensazione eccetera, la colla poi si va a sciogliere e a parte che dentro al casco rimane uno schifo di colla tutta incrostata e poi comunque il microfono si sposta e rischia anche di cadere. Quindi prendete il nastro più forte che trovate e ritagliatelo per fissare il microfono. Come nel caso precedente, controllate fino a dove arriva il guanciale e poi andate a posizionare il microfono in modo tale da non averlo proprio di fronte alla bocca. Il fatto che questo casco abbia anche delle prese d'aria qua davanti rende tutto leggermente più complicato, ma riusciremo a fare anche questa. Anche qui, visto che il cavo in realtà è lunghissimo e l'action cam poi verrà qua davanti, quindi il cavo deve arrivare fino a qua, tutto il cavo in eccesso dobbiamo andare a infilarlo da qualche parte e anche in questo caso lo andremo a infilare qua dietro.
E una volta che più o meno avete preso le misure, andate a riagganciare la calotta. Ok, a questo punto, prima di fissare anche i guanciali, andiamo a prendere la distanza dove vogliamo mettere l'interfono nella parte laterale. Prendiamo il supporto dell'interfono. Eventualmente, se volete essere sicuri di come stia una volta agganciato, potete già iniziare ad agganciarlo al supporto e fissarlo già agganciato. La zona che vi consiglio è questa laterale, ovviamente. Non andate né troppo in alto né troppo dietro, perché poi diventa scomodo da manovrare. Quindi mettetelo più o meno a questa altezza. State attenti perché se il cavo, una volta agganciato, sporge verso il basso, quindi tocca contro il tavolo, una volta che togliete il casco e lo andate ad appoggiare, c'è il rischio di rovinare lo spinotto. Ve lo dico perché a Luna è successo con il vecchio GV. Il supporto era stato montato troppo in basso. Una volta inserito e appoggiato il casco sul tavolo, andava a toccare. Dovete sempre lasciare più di questo spazio, quindi questa potrebbe essere la posizione perfetta. Per fissarlo meglio vi consiglio di togliere l'interfono vero e proprio e andate a fare pressione uniforme sul supporto. Questo lasciatelo in posizione perché vi serve per controllare quanto cavo lasciare, in modo tale che poi non vi balli in giro. In questo caso, avendo i guanciali questa fessura, questa risulta molto comoda sia per andare a infilare il cavo in eccesso dell'interfono quando non c'è l'interfono agganciato, sia il jack del microfono quando il microfono non è in uso. Quindi una volta arrivati a questo punto possiamo rimontare i guanciali. Adesso vedete il cavo è rimasto qui, che quando non è in uso può essere tranquillamente infilato qui in modo tale che non rischia di rovinarsi. Dato che il cavo non può essere fatto passare da uno di questi fori, dovete lasciarlo fuori uscire dal retro. Quindi una volta rimesso il guanciale, se l'interfono non vi serve e il cavo l'avete lasciato abbastanza lungo, potete andare a far questo. Ok, dopo aver smadonnato un poco, sono riuscito a mettere tutte e due le calotte. L'ultima cosa che manca da mettere è il supporto frontale per la GoPro. Probabilmente avrete visto dall'inizio del video questo coso che c'era lì appoggiato. Questo è come Suguru, solo che l'ho trovato di un'altra marca e costava molto meno. Essendo la marca dell'Attack, mi aspetto che comunque funzioni bene. E per chi non sapesse cos'è Suguru, Suguru è una pasta modellabile che una volta seccata garantisce una tenuta pazzesca e può anche essere rimossa abbastanza facilmente una volta che appunto il supporto non dovesse più servire. Io non ho mai provato a rimuoverla, quindi non vi do la certezza che poi non lasci neanche un segno. Viene venduta come e non lasciare residui, però non ci mettere la mano sul fuoco. Prima di comprare il casco avevo già guardato che il classico supporto GoPro si potesse montare frontalmente, perché a me la telecamera lateralmente non piace, e fortuna vuole che ci sta proprio a pennello, cioè proprio perfetto. Però come potete vedere in realtà ha un sacco di gioco e solo col biadesivo risulterebbe un fissaggio molto blando che rischia di staccarsi in qualsiasi momento, soprattutto quando si va in moto appunto. Quindi Suguru serve proprio, o in questo caso il mastice modellabile, serve proprio per andare incontro a questa tipologia di casi. Si va a posizionare il supporto nella posizione desiderata, quindi centralmente diciamo. Ma oddio, dopo averlo messo mi sa che posso fare anche a meno di Suguru, perché mi sembra bello solido. Sì, ecco, dubito si stacchi, perlomeno non in tempi rapidi. Penso che mi dia comunque la possibilità di vedere che si stia staccando. Ma proverei a lasciarlo così perlomeno per qualche settimana per vedere cosa succede. Eventualmente ci andrò a mettere la pasta modellabile in seguito. Adesso andiamo a rimontare la visiera. La cosa molto bella di questo casco è che tra l'altro la visiera si mette e toglie in una maniera estremamente semplice e veloce. Fatto. Visiera rimessa e tutto montato alla perfezione. A questo punto l'ultima cosa che dovete fare è creare uno snodo per agganciare la telecamera al casco. Io l'ho fatto così, ovviamente sono più snodi GoPro collegati tra di loro. C'è quello principale, che è questo che si attacca al casco. Ce n'è uno corto per distanziare la telecamera dal casco. Poi ce n'è uno lungo e uno corto, perché due lunghi la telecamera ti finisce davanti alla faccia, mentre così rimane nello spazio morto davanti alla mentoniera. E poi c'è l'aggancio finale a vite, perché la Sony si fissa con la vite. E collegato insieme con gli elastici c'è l'adattatore del microfono, perché il microfono
è a 3 canali, mentre l'ingresso nella telecamera è a 2 canali. Per capire i canali si guardano le linguette nere che ci sono, cioè gli anellini, qua ne ha 2, quindi questo è a 2 canali, mentre il microfono dentro il casco è a 3 canali. Siccome la Sony ha 2 canali, bisogna portare da 3 canali a 2 canali, altrimenti l'audio non si sente. Una volta fatto tutto si aggancia, si chiude la sicurezza e rimane così. Poi ovviamente avendo tutti gli snodi si può raddrizzare, allontanare o avvicinare al casco ed è perfetta. Bene fans, probabilmente avrò ancora il segno della GoPro in fronte, però vabbè, l'ho fatto solo per voi. Direi che per questo video può essere tutto, vi ho fatto vedere esattamente cosa c'è dentro al casco e come si monta, quindi vi ricordo di passare dal nostro shop, questo è il banner in sovraimpressione, dove ci sono tutte le nostre magliette, felpe, come questa, in vendita. Consideratelo un contributo per comprare altro materiale per fare video fondamentalmente, perché tutto il ricavato viene reinvestito per il canale YouTube. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso in cui foste capitati qui per caso ma non foste ancora iscritti, di lasciare anche un like magari, che così ci aiutate con l'algoritmo di YouTube. Detto questo, vi posso salutare e ci vediamo al prossimo video. Ciao fans! 1 hour later. Fans, sono di nuovo qui, avevo già smontato tutto, avevo praticamente chiuso il video e mi ero già anche messo una felpa sporca per uscire a correre, però non mi convinceva come era fissato quel coso davanti col biadesivo, quindi alla fine ho messo su Gru o comunque con la roba della Loctite, che è praticamente la stessa identica cosa, è un mastice modellabile diciamo. Quindi adesso vi faccio vedere esattamente come è venuto fuori il lavoro. Comunque non è niente, cioè praticamente è Pongo quella roba, è come se fosse Pongo finché è appena aperta la bustina. Da Pongo dopodiché diventa come se fosse cemento armato. Quindi finché Pongo va semplicemente modellato all'interno delle fessure che si creano, perciò andate a sigillare le fessure come se fosse una sorta di silicone, cioè avrete fatto qualche lavoro in casa. Andate a sigillare le fessure e poi lo spalmate in maniera omogenea per renderlo più bello possibile quando si guarda, cioè non è che ce lo buttate su appiccicato a caso. Quindi una volta che avete fatto questo, vi faccio vedere il risultato finale e poi niente. Una volta messo il prodotto, vedete che non ci sono più le fessure praticamente, ma diventa tutto omogeneo sia sopra che sotto. Messo anche qui per sigillare il meglio possibile. Quindi praticamente questo è il lavoro finito. Come vi dicevo, il procedimento non è niente di che, si tratta semplicemente di avere un po' di manualità, quindi anche farvelo vedere non sarebbe cambiato assolutamente niente. L'importante è che andate a sigillare bene le fessure e che lo lasciate riposare almeno un paio d'ore prima di uscire a usarlo. Quindi adesso vi ho fatto vedere anche questa cosa, direi che adesso può essere veramente tutto. Spengo e vado a correre. Ciao fans!